Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno. Tempo di Pasqua, sesta settimana, lunedì. È bello vivere con San Paolo mentre evangelizza, finalmente richiamato durante un sogno da un macedone, giunge in Macedonia, Filippi, che era colonia romana, primo distretto appunto della Macedonia. Roma man mano conquistava tutto il mondo intorno al Mediterraneo, ma San Paolo conquistava molto di più dei romani. A lui interessava diffondere la parola di Dio, il Vangelo, far conoscere Gesù, donare il battesimo. Una volta si fermò a Filippi e andò a parlare a un gruppo di donne che si riunivano in preghiera fuori della porta della città, presso un fiume. Bello questo momento di preghiera. E dice il brano degli Atti degli Apostoli, che Dio aprì il cuore a una certa donna di nome Lidia, che commerciava la porpora di Tiatira. Ebbene, questa si convertì, ricevette il battesimo lei e tutta la sua famiglia, e poi con quella insistenza proprio della donna, della madre: voi dovete venire a casa mia, vi do ospitalità. E non poté dire di no San Paolo, insieme ai suoi più stretti collaboratori, accolti in casa di una ricca signora, Lidia. Ebbene, sapere che il Signore man mano lui converte, apre i cuori e dona agli apostoli opportunità di continuare anche con l'aiuto, potremmo dire, economico, di persone buone convertite, è importante. Capire la direzione di Dio, magari andare là presso un fiume dove qualcheduno ancora cerca di pregare, non sa che prega, ma la luce di Gesù, portata dagli apostoli, dagli attuali missionari, apre i cuori, come quella luce che, tolto il fango da un diamante, potrà risplendere ancora fortemente dal diamante, poi ad altri cuori. Tutto bene, andò bene quella volta la conversione di Lidia, ma Gesù nel Vangelo ricorda ai suoi amici, gli apostoli, che solo con la forza del Paraclito, dello Spirito Santo, potranno superare le prove. E dice loro che alcuni crederanno di mettervi perfino a morte e dar gloria a Dio con la vostra morte, perché non hanno conosciuto né me né il Padre mio celeste, non hanno conosciuto l'amore. Ma voi continuate con fedeltà e sappiate che io ve l'ho predetto. Ci sono vittorie e sconfitte, sconfitte e vittorie nella vita della Chiesa, nella vita dei singoli. Maria fu tutta una vittoria grazie al privilegio dell'Immacolata Concezione, per cui già immacolata sin dal primo istante della sua vita terrena, appena concepita dai suoi genitori, tutta pura e santa, ha sempre detto di sì a Dio ed è stata la casa privilegiata per l'incarnazione del Verbo. Giungerà a lei un arcangelo, Gabriele, per parlare a nome del Padre, per chiedere se vuol diventare lei fanciulla, forse sui 14-15 anni, con le prime possibilità di diventare mamma, ma lei è vergine, vuole restare vergine, e il Signore sceglie una verginella, potremmo dire come lui, perché sia simile a lui, non come lui, nessuno è come Dio.
Però Dio è vergine e concepisce da tutta l'eternità, genera da tutta l'eternità il Verbo che si incarna in lei nel giardino immacolato, senza macchia, virginale di Maria. Ecco, il Signore tutte queste cose ce le dice, ce le fa risplendere, ce le fa godere. Prima sulla terra e poi nei cieli. Superiamo le battaglie, forse anche il martirio, con la forza del Consolatore, il Paraclito, l'Avvocato, il Difensore, l'amore infinito di Dio che ha fatto fiorire il grembo di Maria, farà fiorire le nostre anime, perfino il nostro corpo, per una risurrezione di gloria. Vergine Madre, Vergine della Risurrezione, che tanto noi contempliamo in questo periodo di Pasqua, scenda la benedizione attraverso di te, la benedizione di Dio su tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme, certo, all'abbraccio tuo materno. Pace e bene a tutti.